Canto sedicesimo. Continua il dialogo tra Dante e Cacciaguida. Costui riferisce che la popolazione di Firenze era meno numerosa di quella ai tempi di Dante, ma di sangue più puro. Molti feudatari, sconfitti dal comune fiorentino, hanno abbandonato il contado e si sono trasferiti in città. Questi sconvolgimenti sono stati causati dalla Chiesa, ai danni dell'impero. Canto diciassettesimo. Dante chiede a Cacciaguida che la verità sulla sua vita futura gli sia rivelata con tutta la chiarezza permessa ad un beato che contempla Dio. Dante dovrà abbandonare Firenze, che si comporterà nei suoi riguardi come la peggiore delle matrigne. L'esilio di Dante sarà opera della macchinazione di Papa Bonifacio VIII, che presto, comunque, sarà castigato da Dio. Dante sperimenterà la solitudine più completa. Dante teme che si farà molti nemici se racconterà a tutti ciò che ha visto nell'inferno e nel purgatorio, e molti gli negheranno aiuto e ospitalità. Cacciaguida gli dice di non aver timori, perché i versi di Dante sono di vitale nutrimento per tutti. Le anime sono state mostrate al poeta nell'oltretomba per convincere gli umani con esempi e argomentazioni evidenti. Canto diciottesimo. Beatrice convince Dante a non pensare all'asilio. Dante è smarrito dall'affetto e dalla bellezza della donna. Cacciaguida presenta a Dante altre anime beate. Dante e Beatrice ascendono al sesto cielo, quello di Giove. Qui si trovano le anime che perseguirono in sommo grado la giustizia. Le anime si dispongono nella forma di lettere alfabetiche per scrivere in cielo la frase: amate la giustizia, voi che siete giudici in terra. La lettera M, presente nella scritta, si trasforma in aquila, simbolo dell'impero a cui è affidata l'amministrazione terrena della giustizia. Il canto termina con una dura invettiva di Dante contro gli uomini di chiesa, che col loro comportamento offendono la giustizia, dimenticando la semplicità e la povertà predicate dal Vangelo. Canto diciannovesimo. Le anime dei giusti si raccolgono nella maestosa figura dell'aquila, ricordando di aver meritato la gloria dei cieli per essere stati giusti e misericordiosi in terra. L'aquila dichiara che l'uomo non ha intelligenza sufficiente per comprendere il mistero della sapienza e della giustizia di Dio. Tutto ciò che Dio decide avviene per giustizia e amore. È più facile che entri nel regno dei cieli un pagano vissuto secondo le leggi di natura che non un cristiano. Il giudizio universale comunque metterà ordine a tutto. Canto ventesimo. Davide, autore dei Salmi, è il primo degli spiriti che gode il più alto grado di beatitudine nel cielo di Giove. Il secondo è Traiano. Entrambi vivono nell'occhio dell'aquila. Appare il re ebraico Ezechia, che, giunto in punto di morte, ottenne da Dio di poter vivere 15 anni. Poi Costantino, che trasferì la capitale dell'impero romano da Roma a Bisanzio.
nella parte bassa dell'arco sopraccigliare dell'aquila, ecco Guglielmo II, Erifeo, guerriero troiano. Canto ventunesimo. Nel settimo cielo di Saturno appare una scala luminosa. Dalla scala scendono incessantemente anime che chiedono a Dante cosa egli voglia sapere. Dante ha due domande da porre. Dante chiede chi opera la scelta delle anime che si fermano a parlare con lui e perché in questo cielo i beati non innalzano alcun canto. L'anima interpellata rivela che nessuno, neppure i serafini, i più vicini a Dio, possono spiegare la scelta delle anime che colloquano con il poeta. I beati di Saturno non cantano per non sopraffare le deboli facoltà umane del poeta. Lo spirito rivela di essere San Pier Damiano. Costui parla della sua vita nell'eremo di Fonte Avellana e di quando divenne cardinale. San Pier Damiano lancia una dura invettiva contro la decadenza degli ordini monastici e la corruzione della Chiesa. I beati di Saturno emettono un altissimo urlo di solidarietà. Canto ventiduesimo. Il grido dei beati è una preghiera per invocare la punizione divina. Dante scorge tra i beati San Benedetto da Norcia, il fondatore del monachesimo occidentale del VI secolo. Beatrice spinge Dante sulla scala e i due passano l'ottavo cielo, quello delle stelle fisse. Si fermano nella costellazione dei Gemelli. Dante guarda in basso. Gli appaiono sette pianeti e in fondo la minuscola Terra.